Finalmente anche noi abbiamo avuto il nostro 11 settembre. È avvenuto il 13 dicembre. È avvenuto il 13 dicembre, attentato, si tratta di attentato. È un atto di terrorismo. E intanto il PD che dice costernato, il Vietnam non esiste. Però davvero. Fermiamoci a pensare per un momento, cioè fermatevi a pensare per un momento, anche se è una cosa tanto strana per voi pensare. D'Alema istituisce i CPT, fa un CPT a Milano, comunque quei cosi lì che hanno cambiato nome, così come il cazzo di Digos. Come le Digos. E no, volevo dire, come i nostri servizi segreti, gli 007 che cambiano nome per restare sempre quelli. Così tutto cambia per restare uguale. Con i CPT che sono nient'altro che dei lager, dei campi di concentramento. Dei campi di concentramento, eppure basta non dirlo in televisione e nulla compare. Invece con questo crollo del Duomo di Milano, sulla bocca mendace di Mr. B, ad un tratto i telegiornali devono tacere, i telegiornali devono tacere tutte le loro amene falsità sui cani, sui nani da giardino, sulle vacanze estive, sul principe Carlo che verrà spodestato da un principe William nel suo ruolo di successore ad una regina che creperà a 125 anni. Per dire, esiste ancora qualcuno, esiste ancora qualcuno di vivo che vuole trascinare con sé all'inferno, il re dell'inferno. Perché i telegiornali danno una risonanza così elevata, e anch'io che ora ne sto parlando, ad un atto innocentissimo, così piccino, e non parlano degli omicidi, dei barconi, dei clandestini, non parlano della morte dell'anima che invece c'è e si propaga nel mondo sublunare, non parlano della morte dell'anima, non parlano dei barboni uccisi dal freddo, non parlano dei licenziamenti, dei suicidi per amore o per onore, non parlano delle sette chiese, dei sette enigmi, non parlano mai della verità. Ma solo della verità dicibile, che verità non è, ma parvenza di verità. L'informazione in Italia non è altro che fiction. Cioè, cazzo, leggetevi 1984, pensate a com'è, unitelo al proverbio cristiano, la più grande saggezza del demonio, la più grande astuzia del demonio, far credere che esso non esista. 1984 fa credere che esso non esista, ma basta fermarsi un attimo a pensare ed egli appare nella sua più completa interezza, purezza, manifestità. Bene, ero andato a fanculo comunque, invocando la guerra civile. Guerra civile? No, come si fa a non invocare la guerra civile?